Oggi bocche di lupo, dolce tipico toscano che sta scomparendo. Prima si trovavano in tutte le pasticcerie. Oggi i toscani, quando hanno voglia di assaporarne una, le preparano in casa. Sono delle brioche sofficissime, bagnate con una bagna all'alchermes e farcite con la crema pasticcera. Su, andiamo a prepararle insieme. Per realizzare le bocche di lupo avrò bisogno di questi ingredienti. Intanto, per la biga, 350 g di farina manitoba, 175 g di acqua tiepida, 90 g di zucchero e mezzo cubetto di lievito di birra. Dopodiché, per l'impasto avrò bisogno di 200 g di farina 00, 90 g di burro a temperatura ambiente, un pizzico di sale, 6 tuorli d'uovo, 70 g di latte tiepido e poi, per aromatizzare, ho un baccello di vaniglia o estratto di vaniglia. Io uso questa vaniglia in polvere profumatissima. Quindi prendo il lievito di birra e lo sbriciolo nella farina e poi aggiungo l'acqua e preparo un piccolo impasto che dopo metterò a lievitare nel forno spento con luce accesa. Ci vorrà circa un'oretta finché il nostro preimpasto, la nostra biga, sia pronta. Dopo aver preparato la biga, la rimetto in ciotola, copro con un foglio di pellicola alimentare e la lascio lievitare fino al raddoppio. Metto in forno spento con luce accesa, così lieviterà prima. Allora, il preimpasto è pronto, è lievitato. Preimpasto, biga, chiamiamola un po' come ci pare. Vado a prenderla, ecco qua, la biga, e la porto in una ciotola della planetaria. Si può lavorare pure a mano, ma con la planetaria facciamo prima. Aggiungo il gancio. Aggiungo il latte tiepido e faccio partire. Si deve amalgamare bene per qualche minuto, dopodiché aggiungerò anche la farina e il sale. Chiudiamo e facciamo partire. Dopo aver amalgamato per qualche minuto la biga con il latte, aggiungo il resto della farina, i 200 g di farina 00, e aggiungo anche il pizzico di sale. Richiudo e faccio partire nuovamente e lascio impastare. Aggiungo all'impasto lo zucchero. Comincio con un pochino di uovo, un tuorlo per volta, riaziono la planetaria e faccio assorbire tutto. Man mano che aggiungevo i tuorli, l'impasto si è ammorbidito, quindi ho tolto il gancio e ho messo la foglia. Ho lavorato bene qualche minuto, adesso vado ad aggiungere un po' di vaniglia in polvere. Se avete la bacca di vaniglia potete utilizzare i semini, altrimenti anche l'estratto di vaniglia. Inizio a mettere un pochino di burro, ma proprio un pochino, comunque burro morbido. Lo faccio andare e aggiungere pian pianino. Dopo aver lavorato per bene l'impasto, eccoci qua, lo porto un attimo sul tavolo da lavoro, così faccio qualche piega e poi lo rimettiamo in ciotola dove dovrà lievitare. Togliamo un attimo la foglia, eccolo qua. Proprio bello
e ben lavorato. Va che impasto spettacolare, una brioche veramente buona, è ben lievitata. Eccoci. Gli diamo un'impastatina veloce con le mani. Va che spettacolo. Bella elastica. Guardate che bello che è questo impasto. Facciamo proprio un paio di pieghe. Quindi prendo l'impasto e lo riporto in ciotola, così poi lo chiudo bene con un bel foglio di pellicola e lo lasciamo lievitare fino al suo raddoppio. Eccolo qua. Mentre l'impasto delle bocche di lupo lievita, preparo la crema pasticcera, così avrà modo di raffreddarsi e rapprendersi. Verso mezzo litro di latte dentro una pentola e porto sul fuoco, così comincia a bollire. Qua ho 6 tuorli d'uovo, 130 g di zucchero che verso subito nelle uova e 50 g di amido di mais e poi un pochino di polvere di vaniglia. Se volete potete aggiungere anche la scorza di un limone, io preferisco non metterla. Comincio a mescolare. Non serve lavorare troppo qua. Aggiungo anche l'amido e mescolo bene. Aspettiamo un attimino che il latte prenda a bollire. Mescoliamo bene. Appena la crema si addensa, possiamo spegnere il fornello. Ma ha cominciato ad addensarsi, eccola qua, è pronta, quindi possiamo spegnere il fornello e rimetterla nella ciotola, così la copriamo bene e la lasciamo raffreddare. Eccoci, trasferisco la crema di nuovo in ciotola. Va che bella. Copro bene la crema con un foglio di pellicola, mi raccomando a contatto, così non si forma quella crosticina superficiale che poi è fastidiosa. Lascio raffreddare la crema, così dopo è pronta per la farcitura delle bocche di lupo. Ed eccoci, l'impasto delle bocche di lupo è bello lievitato. Lo vado a capovolgere sul tavolo da lavoro, così taglio i pezzi. Taglio dei pezzi da circa 60 grammi l'uno. Dopo aver tagliato tutti i pezzi, vado a uno, li prendo e li arrotolo su se stessi, così, in questo modo. E facciamo in modo che la parte che poi rimane sotto sia bella chiusa e arrotolo così con le mani. Vado a prendere e sistemo sulla teglia del forno, mi raccomando rivestita da carta forno.
ho dato forma a tutte le bocche di lupo, le lascio lievitare un'altra mezz'oretta prima di andare a infornarle. Le copro con un telo affinché lievitino prima. Dopo una buona mezz'ora inizio a portare in forno preriscaldato a 175 gradi, ventilato va benissimo, per circa 15-20 minuti le bocche di lupo. Devono essere belle dorate. Guardate che belle bocche di lupo, dopo qualche minuto in forno cominciano a prendere colore. Penso che ci vogliano giusti un 20 minuti. Belle gonfie queste brioche. Intanto comincio a preparare uno sciroppo di acqua, 100 g d'acqua e 100 g di zucchero che ho già messo in un pentolino e faccio bollire. Dopodiché, una volta che lo tolgo dal fuoco, aggiungerò 200 g di alchermes, di liquore alchermes bello rosso. Questo mi servirà poi per bagnare le bocche di lupo prima di farcirle con la crema pasticcera. Quindi verso l'acqua nello zucchero e porto sul fuoco, faccio bollire affinché lo zucchero si sciolga completamente. Quando lo sciroppo è pronto lo verso dentro una ciotola, bello caldo ancora. Dopodiché prendo l'alchermes e mescolo insieme. Eccoci qua, la bagna per le bocche di lupo è pronta. Intanto ho sfornato le prime bocche di lupo, sono delle briochine soffici, le lasciamo raffreddare. E intanto le prime briochine sono ormai appena tiepide. Vado a fare un taglio trasversale in questo modo. Dopodiché vediamo un po', è sofficissima, è qualcosa che va, quanto sono belle. Ho ravvivato un pochino la mia crema pasticcera, ho usato le fruste elettriche, ho lavorato qualche minutino in modo che si ravvivasse un attimo perché era bella solida, eccola qua. Quindi con una sacca poche vado a riempirla di crema. Prendo una bocca di lupo, vado a passarla nell'alchermes, nella bagna all'alchermes. Ora vado a farcire con la crema. Dopodiché vado ad allisciare la crema così. Bagnate e farcite le bocche di lupo sono quasi pronte, giusto una leggera spolverata con lo zucchero a velo. Eccole qua, le bocche di lupo sono pronte, sofficissime e buonissime. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici. Sotto in descrizione vi lascerò tutti gli ingredienti per realizzare a casa le bocche di lupo. Non vedo l'ora di assaggiarne una. Sono favolose, strepitose, dovete assolutamente provarle. Sono di un soffice che è indescrivibile. Dovete veramente provarle perché sono proprio buone.